porcellana è stata introdotta in Europa nel 1709, quando dopo secoli e secoli di ricerca e di tentativi di scoprire in modo più o meno lecito il segreto della porcellana cinese, è stata introdotta nel primo momento in Germania per essere poi diffusa via via anche negli altri stati europei. A partire dal 1800 è diventata un prodotto di più diffuso anche a livello non solo delle monarchie o dei nobili, e all'inizio del 1900, grazie anche alla sempre maggiore diffusione del caffè consumato fuori casa, ha cominciato a rivestire anche una certa importanza. Un simpatico aneddoto è legato alla origine della parola tazzina, che molti pensano risalire banalmente a un diminutivo della parola tazza. In realtà è originata dal signor Luigi Tazzini, che all'inizio del XX secolo, quindi all'incirca fino al 1926, ha ricoperto il ruolo di direttore artistico nella fabbrica Richard Ginori, e fra le sue novità introdotte, oltre a una diffusione della Art Deco all'interno delle produzioni di Richard Ginori, c'è appunto l'idea di unire ad una banale scodella un manico che poi veniva utilizzato a seconda del contenuto per vari utilizzi.